vostro destino. E conseguentemente vedete di non rovinarvelo, già è abbastanza rovinato così. Vedete di non strafare nel farlo andare male. Quindi pensateci, la concorrenza va bene, però abbiamo visto anche quali sono poi i guasti di una concorrenza senza limiti e sfrenata. Abbiamo visto dove ha portato, non solo per gli avvocati, ma per l'intera società italiana o forse mondiale. Quindi dei correttivi, visto che non li pone il legislatore, poniamoceli anche un pochino da soli e cerchiamo di fare massa comune, di non isolarci e guardare ognuno solo il proprio orticello di familiarista, di fallimentarista, di civilista o di penalista. E ricordatevi, e qui chiudo, che l'unico rappresentante che può coagulare tutte queste legittime istanze e raccogliere il materiale che queste associazioni, chiamiamole parasindacali o sindacali, giustamente ci possono portare perché hanno un contatto diretto con i singoli iscritti che fanno quel tipo di pratiche o di cause, è il Consiglio dell'Ordine, perché è solo il Consiglio dell'Ordine che ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura. E quindi attraverso questi organismi o direttamente voi cercate di coagularvi e di fare capo al Consiglio dell'Ordine. Poi, alla fine, uno meglio di me sicuramente lo troverete. Grazie dell'attenzione. Ciao.